Nuova puntata di Tra le dita, gentilissimo, si è venuto a trovare fino a Bologna, ma vabbè, ma la cultura, i libri, quello che si racconta, quello che si vive, la vita di tutti i giorni non ha confini, non ha limiti. Allora, con Max parliamo di questo libro, che non è il tuo primo libro, scoperto, Il tempo delle mimose. Un libro che ha già una storia da raccontare dentro una storia, perché oltre alla sua, è un racconto importante, c'è già una sceneggiatura, c'è un fine, eccetera. Quindi, però, parlaci tu, come è nata questo progetto e questo desiderio? Intanto ben trovati a tutti, grazie anche dell'invito, perché è sempre piacevole parlare dei propri lavori, soprattutto delle proprie fatiche. Mi è stato richiesto, come tutti i miei libri, quando ho avuto delle idee, alla fine mi hanno sempre chiesto di svilupparle, farle diventare più grandi, così come è successo per Il tempo delle mimose. Quindi è bello che venga richiesto, perché vuol dire che allora c'è un riconoscimento. Beh, c'è un consenso, c'è già un consenso di partenza. Quindi dici, beh, allora può piacere come idea, allora si parte, si va alla grande, così per gli altri miei progetti. Il tempo delle mimose nasce da una richiesta di un regista, appunto, come ti dicevo, da un evento che ho fatto a Genova nel 2009 con altri amici artisti, Arisa, Josquill, eccetera. E appunto, parlando e vivendo questa situazione sociale, il regista mi disse: ah, guarda, hai secondo me le caratteristiche giuste per poter scrivere il soggetto e la sceneggiatura di un film. E così ho fatto. Così è successo, l'ho scritto. Questo film è già un film esistente, un lungometraggio con degli attori come Fabio Testi, Martin Bosciard, Elsa Martinelli, Carlo Croccolo, un cast di... e ci sono anch'io, certo, perché comunque nello stesso personaggio che tengo nel libro, che è Mattias, che è questo poliziotto che si infiltra in questa famiglia mafiosa, anche nel film tengo la posizione, sì, certo, la stessa posizione, anche un po' perché mi vedevo un po' così, un po' indagatore di questo mondo che ci appartiene ma non ci appartiene. Certo, è tutto relativo. È un romanzo, ma quindi è un romanzo che però è molto, come dire, molto attuale, molto, molto vero, nel senso che sfiora, così sentendo anche le un po' tracce noir, eccetera, quindi come poi è la vita, cioè tutti i giorni poi noi tocchiamo con mano tante situazioni, è difficile inquadrarle, metterle in maniera settoriale. Assolutamente sono d'accordo con te, anche perché parliamo di argomenti sociali, che poi cosa vuol dire argomenti sociali? Per alcuni sono già oltremodo passati, perché non si dovrebbe più discutere di questo, e altri comunque sono l'ABC. Certo. Quindi io ho avuto il coraggio di scrivere questa cosa. Adesso qualcuno deve avere il coraggio di leggere, certo, quello che ho scritto, perché giustamente mi pongo come persona che si autoanalizza, dico, se io vivessi in una famiglia così restrittiva, con un papà, una mamma, un ceto sociale, un lavoro, una situazione che mi impedissero di essere quello che sono, di amare chi voglio amare, di professare la mia religione o la mia identità o comunque la mia preferenza politica. Certo. Cosa succederebbe? Sarebbe un dramma, come comunque quotidianamente succede. Poi chi ne è più vittima sono i più giovani, certo, perché non hanno un fratello maggiore, una mamma, un papà, o perché sono impegnati, o perché non ci sono, perché non vengono creduti, o perché non si, il ragazzo non riesce a mandare questo messaggio. Quindi io con questo spero comunque, soprattutto nei più giovani, di dare un messaggio anche di fiducia, di speranza. Anche confidatevi con un fratello, con una sorella, con uno zio, con chiunque in quel momento vi sembra vi possa capire. Beh, è bellissimo quello che dici, perché il futuro, ovviamente, è scontato dirlo, sono i giovani, ma soprattutto è il dialogo che noi dobbiamo avere con i giovani. Chi ha più esperienza deve ascoltare più che parlare, perché probabilmente c'è molto, molto da scoprire di nuovo. Ecco, il romanzo può aiutare a interpretare, a capire, perché oggi siamo in un mondo estremamente libero, sì, sulla carta, sì, o perlomeno ce lo raccontano tale, poi invece siamo ancora così vittime di retaggi mentali che ci vincono. Tu dicevi appunto la sfera familiare, primo punto da cui partono le problematiche, perché comunque non c'è ancora questa accettazione di vedere un mondo che sta cambiando.
Assolutamente no. Parlo di un personaggio che è nel libro, che è praticamente il factotum di Don Mimmo. Don Mimmo è questo signore, questo boss della malavita, però diventato un viveur della Genova, perché comunque nel film è a Genova, ma per fortuna nel libro rimane nelle sue radici, che è la Sicilia. Quindi ha bisogno di chi gli mette le scarpe e la vestaglia la sera. E questo è un sudamericano che arriva, diciamo, in Sicilia, poi successivamente nel film a Genova, e si deve nascondere dal suo padrone, quasi. Io lo definirei padrone perché intanto è sempre accanto a lui, e la sera lui esce di casa, va a raccogliere dei vestiti femminili in un angolo, in un cespuglio, e diventa Samantha. E questo è addirittura una persona che deve sopravvivere. Quindi, semmai questo uomo, dalle tradizioni antiche, poi dalle idee molto personali radicate, poi diciamo parliamo anche di un uomo un po' sui generi, stiamo parlando di un boss, quindi mascolo siciliano sogno, e poi nel libro si scoprirà anche perché è così attaccato a questa figura eterosessuale. Lui sarebbe quantomeno morto dall'altra parte del globo. E quindi anche questo personaggio che è Samantha è un personaggio molto sofferto, quindi anche di trasformazione, addirittura oltre il fatto di avere un'esigenza fisica personale, ma anche strutturale, fisica, cioè cambiare, non essere più se stesso e fuggire da quella routine quotidiana. Quindi poi ce ne sono altri. La necessità di mascherarsi quando invece potrebbe essere un'identità comune e raccontata in maniera, è accettata in maniera diversa. Assolutamente sì, e senza magari poi dover scappare, certo. e non lo so. Un po' da se stessi. Da se stessi, e poi per trovare un abbraccio, un bacio, una carezza, cercarlo nella mercenarietà. Certo. Dove quindi diventa quasi una giustificazione, quasi un pulirsi l'anima, ma sì, in maniera sbagliata. Non ho altro modo. E invece i giovani d'oggi, grazie anche di nuove riforme, per fortuna possono non far questo, soprattutto se si rivolgono agli enti prestabiliti, anche iniziando da amici, come si diceva prima, o persone che possono dar loro un consiglio, una mano, un sostegno morale. Tra l'altro poi i ragazzi più giovani non giudicano, quindi la differenza fra una persona un po' datata, un giovane, proprio è il fatto di non giudicare, cioè uno guarda, osserva, ma non giudica. E questa è una situazione di tendenza proprio epocale. Prima i ragazzi erano un pochino più quelli che giudicavano, stiamo parlando degli anni scorsi. Oggi come oggi, essendoci questa eterogeneità totale, quindi avendo anche una globalizzazione, quindi anche di altre razze, quindi i ragazzi sono molto più abituati a vedere qualcuno che magari non professi la stessa religione, certo, o comunque abbia delle idee politiche diverse, quindi è anche più facile accettare una giovane che ami un'altra giovane, per esempio, o che comunque che vesta punk, o che abbia dei gusti musicali fuori da quelli che sono quelli che si dice consueti, ma poi dov'è la normalità? Cioè, quella normalità che ad esempio i bambini non ricercano, i più piccoli, per loro è tutto molto omogeneo, molto uguale, molto accettabile, poi siamo noi che li modifichiamo geneticamente, purtroppo, nel percorso della nostra vita. Diciamo di questo libro, che è diventato appunto un film. Credo che il film, poi libro e film, vanno letti e visti, perché generalmente non sono mai così come dire, paralleli. C'è sempre qualcosa che l'immagine visiva riesce a sopperire sulla scrittura, e viceversa la scrittura riesce ad approfondire rispetto all'immagine visiva. Sì, anche perché un autore, nel mio caso del romanzo, ci sono io, i miei personaggi, che in questo caso sono tutti personaggi veri ma presi in situazioni diverse della mia vita, a cui ho cambiato i nomi, eccetera. Nel film c'è tutta una macchina
macchina diabolica, che assolutamente sì. E poi c'è il regista, che ha voce in capitolo. Cioè, se il regista ha la visione di questo, di questa storia in un certo modo, vuole dare un certo taglio, è certo che si metterà d'accordo con l'autore, però fondamentalmente il taglio, il dialogo, l'inflessione e soprattutto la cadenza che dà l'attore può anche far cambiare quasi, diciamo, la frase che è scritta nel libro. Certo. Bellissimo. Guarda, l'hai illustrato benissimo, hai incuriosito sicuramente me, ma anche i nostri ascoltatori. Come ti sei avvicinato alla scrittura? C'è una cosa che hai sempre fatto, vabbè, tu sei poi un artista molto poliedrico, quindi hai molte sfaccettature, quindi hai c'è qualcosa che ti ha portato alla scrittura o è una cosa che hai scoperto così durante il tuo percorso artistico? Guarda, io avendo viaggiato, perché avendo una madre francese e un padre italiano, lei amava molto che io andassi a Parigi, dove lei aveva studiato, perché io mamma corse, papà sardo, quindi le due isole. Sì. Lei voleva che io conoscessi. Pure molto simili o ben diverse? Ma ben diverse, assolutamente. Avevi perfettamente ragione, perché per quanto ci siano delle cose che accomunano, poi ci sono dei divari enormi. Si integrano per certi aspetti. Forse si tollerano. Allora, mamma voleva che andassi a Parigi e studiassi, e lì ho fatto il conservatorio, eccetera. E fu dal conservatorio, in cui arte scenica, storia della musica, che c'era questo esame finale che feci, giustamente come tutti gli allievi che devono fare, e scrissi qualcosa in collaborazione con un altro ragazzo che lui musicò, io scrissi, e da lì cominciò la prima vera scrittura. Poi sì, esatto, scrissi dei cortometraggi per François Montreux, che Les Adolescents et la Drogue, perché era il periodo anni 90, eccetera, che è ancora centrale, sì, certo. Argomento centrale, eccetera, i periodi di Christian F. E allora da lì ho cominciato a scrivere, e diciamo che io non mi sono mai dato l'aria dello scrittore. Ancora oggi io mi sento comunque un narratore più che uno scrittore, perché gli scrittori sono altri. Bello il termine, narratore è bello. Io narro, io racconto delle storie, e da lì ho avuto dei consensi. Questi consensi poi ovviamente continuano ad esserci, e come ognuno di noi, come ben mi insegna, la vita ci porta ad avere delle esperienze diverse. Adesso mi sono avvicinato, il prossimo libro è una cosa molto personale, molto mia, di cui magari, non so, te lo dirò separata. Ne parleremo in un'altra situazione, certo. Assolutamente sì, e perché attraverso la scrittura riesco ad esprimere dei concetti, delle emozioni che forse probabilmente non riesco a fare, nonostante comunque abbia fatto la scuola d'arte scenica, eccetera, ma lì è recitare. Qui voglio essere vero, certo. Voglio essere me stesso. La riflessione più a lunga tirata, cioè si assorbe meglio la scrittura, quindi è molto formativa per se stessi. A volte si riesce a essere più precisi, nel senso di si riesce a stemperare un concetto in maniera molto più chiara, più delicata, più, come dicevi tu, intima. Quindi non è facile, perché a parole è sempre difficoltoso. È verissimo, sono d'accordo con te. In sintesi è quello che volevo dire, perché si è soli con se stessi, col proprio PC adesso, prima con la penna, e si confessano le proprie emozioni al cuore, e queste poi si traducono giustamente in un qualcosa che diventa un romanzo, che poi viene magari corretto, rivisto, ma più che altro per non essere a volte troppo crudo, troppo forte, cioè, però in certi momenti lo sono anche, bisogna essere, quindi non sempre si smussano, più che altro si correggono delle cose io cerco sempre di non offendere gli altri, e se qualcuno si offende a me dispiace, però fa parte del gioco della vita. Però è così, altrimenti non sarebbe una narrazione reale. Certo. No, credo che il concetto che hai espresso sia molto pertinente proprio a quello che inquadra bene il discorso della scrittura, perché con la scrittura si è
riflessivi e intimi verso se stessi, ma si riesce a dare agli altri anche un'immagine diversa da quello che noi vorremmo anche, cioè in maniera molto più semplicistica vorremmo dire con le parole, ma non ci riusciamo, quindi la lettura ha questo spazio, no? E a volte anche rileggere, perché ad esempio certi libri vanno anche riletti, perché non si è mai nello stato d'animo di leggere sempre nella stessa condizione, quindi dipende molto da chi, come siamo oggi, chi siamo oggi, quello che noi leggiamo. Possiamo leggere, non dico da destra a sinistra e viceversa, ma quasi. Assolutamente. Poi c'è un'altra componente. Noi possiamo parlare, a volte possiamo sembrare molto forti. Io mi sento comunque una persona molto sicura, perché devo dire che la vita mi ha dato delle lezioni che ho imparato. Delle lezioni, non è sempre stato spiagge, rosa, eccetera. Quindi c'è anche l'imbarazzo, certo, di raccontare direttamente alle persone delle cose. La scrittura ti toglie anche l'imbarazzo, perché in quel momento vorrei scrivere ti amo ad una persona che magari non si ha il coraggio di dirlo, scrivere una poesia, un verso o semplicemente la parola ti amo, ti toglie anche dall'imbarazzo, ti aiuta, certo, e ti aiuta parecchio. Quindi io trovo che comunque la scrittura per fortuna sia ancora uno dei tanti modi poetici per poter comunicare, magari anche estemperare stati d'animo pesanti, ecco. Ti ringrazio perché oltre a parlare del tuo romanzo hai dato una chiave di lettura di quello che è appunto la scrittura in genere, che a volte sottovalutiamo, ma soprattutto per i più giovani l'invito è sempre quello, perché oggi i social, quindi il mondo del web in generale, la rete, a volte fa rete, aiuta, riesce a raggruppare e rappresentare questo, a volte è molto razionale, quindi rischia di tagliare via molte sfumature, molte sfaccettature che fanno parte invece della quotidianità, quindi mai sottovalutare niente. E diciamo, l'invito è quello di non perdere anche le sfumature. Assolutamente sì. Infatti questo libro potrebbe apparire come un romanzo per persone già cresciute, perché tutti i personaggi hanno praticamente dai 30 anni in su, ma in realtà c'è sempre questo rapporto mamma-figli che è quello che è più importante nel libro. C'è quindi questo protagonista Nicolò, ama questo papà che è fuori dalle righe, per fortuna ha una mamma che con un'educazione diversa, che riesce comunque a contrastare questo padre così forte, poi una sorella che è come lui, mentre la sorella più grande ha preso dalla nonna, quindi ci sono queste situazioni familiari in cui comunque i giovani si rivedono, perché è una famiglia di persone trentenni, i ragazzi, di parlo dei ragazzi. Però quello che succede anche con i sedicenni, con i dodicenni, con i quindicenni, con i giovani intelligentissimi che abbiamo oggi per fortuna, perché parlare con loro ti dà una ricchezza infinita. Bene, noi siamo contenti, ti ringraziamo di queste tue parole, di queste tue spiegazioni, invitiamo tutti a leggere Il Tempo delle Mimose, ovviamente non gli diciamo chi è l'assassino, perché non c'è l'assassino in questo caso, l'assassino chi non lo legge perché magari rimane in sospeso, e appuntamento la prossima settimana sempre con Tra le Dita, grazie.